Pochi stranieri hanno assistito alle faide tribali degli Umbaru tra le dense giungle del Teganze. Queste guerre ritualistiche non mirano alla conquista di terre o ricchezze, ma alla cattura di prigionieri da offrire in sacrificio. Gli Umbaru compiono tali cerimonie per onorare gli spiriti della Landa Informe, una realtà nascosta visibile soltanto ai venerati sciamani delle tribù. Recentemente, uno dei più devoti tra questi guerrieri si è ribellato contro i propri capi spirituali, ritenendoli intaccati dalla corruzione. Sebbene esiliato per le proprie convinzioni, la fede dello sciamano verso gli spiriti resta incrollabile. Egli ha iniziato un viaggio di verità e onore che lo porterà ad affrontare le vili forze demoniache che minacciano le terre di Sanctuarium. Lo sciamano manipola le forze soprannaturali, assalendo i corpi e elementi dei nemici con rovinose malattie, antichi rituali e attacchi alchemici. L'incanalamento di tale magia nera consuma mana, una riserva di energia mistica che si rigenera lentamente nel tempo. Per espandere le proprie riserve di mana, lo sciamano può indossare oggetti tribali imbevuti di magia, arrivando a scagliare serie incessanti di incantesimi e incantamenti contro i propri nemici. Sebbene lo sciamano possa infliggere danni diretti agli avversari, alcune delle sue abilità migliori sono molto più raffinate. Ad esempio, Orrore mette in fuga i nemici circostanti, mentre Confusione di massa abbatte il confine tra amici e nemici, rivolgendo fidati alleati gli uni contro gli altri. Tuttavia, queste maledizioni impallidiscono di fronte alla capacità dello sciamano di evocare temibili creature dell'oltretomba. Attingendo alle risorse di mana, può infestare una zona con la piaga dei rospi, ordinare a bestie selvagge di straziare i nemici e scagliare uno stormo di pipistrelli di fuoco contro gli avversari. La sua creatura più terrificante è il Gargantua, un enorme abominio in grado di annientare persino i demoni meglio corazzati. Lo sciamano è un temibile combattente che non lascia scampo agli avversari, ma è anche assetato di conoscenza relativa al mondo e ai suoi misteri. La sua missione contro il male in onore degli spiriti è nobile e non avrà pace finché non l'avrà portata a termine. Se sei attratto dalle arti oscure, da sinistri incantesimi e dal legame con ripugnanti servitori, allora la via dello sciamano potrebbe fare al caso tuo.